Ciao. Ciao. Beh, come va? Ti vedo benissimo. Anch'io. Il lavoro? Lavoro bene. Vicepresidente del nulla. No, davvero, gonfiabile. Cosa le posso portare, signore? Cos'è quello? È vino bianco. Vino, grazie anche per me. E Billy? Billy sta bene. A parte un piccolo incidente nei giardinetti. Ho fatto una piccola cicatrice, però sai come sono io. Sono fatto prendere dal panico, sono corso subito all'ospedale. Però dicono che passerà, ma comunque ho avuto molta paura. No, non ti preoccupare, non si vede da lontano. Ah, è che qualche volta sto al bar che sta di fronte a scuola e lo guardo. Com'è cresciuto. L'hai visto da quel caffè? Sì, beh, sono tornata a Roma da quasi 2 mesi, quindi... Non lo sapevo. No, Grazie. No, infatti è di questo che volevo parlarti. L'ultima volta che ci siamo visti ero... Un po' attesa. A pezzi, sì. Beh, io ora ti vedo bellissimo, sì. Che c'è? No, è che... È che devo parlarti. Dimmi. Per tutto... Per tutta la vita io mi sono sempre sentita di qualcuno. La ragazza di qualcuno. La mamma di qualcuno. Figlia. E anche quando stavamo insieme non ho mai saputo chi fossi. Non ho mai saputo chi fossi davvero, capito? E a Milano, per assurdo, ho finalmente trovato me stessa. Ho un lavoro e ho anche un analista molto brava. Sono contento. E mi sento soddisfatta di me stessa, come non lo sono mai stata. E ho anche imparato un sacco di cose grazie all'analista. Cioè? No, no, davvero, dimmi, sono curioso. Cosa hai imparato? Ho imparato che amo il mio bambino e che sono in grado di occuparmi di lui. Che vuoi dire con questo? Io voglio mio figlio. Non puoi averlo. Non metterti sulla difensiva, non fare subito il precoce. Non mi sto mettendo sulla difensiva, chi è che se n'è andata a casa 15 mesi fa? Non mi importa. Joe! Io sono sua madre. Sì, da 500 km di distanza. E pensi che aver mandato qualche cartolina ti dà il diritto di venire qui a parlare con mio figlio? Ma io non ho mai smesso di amarlo. Mai smesso di volerlo e di amarlo. E cosa ti fa pensare che invece lui ti voglia ancora? E cosa ti fa pensare che non mi voglia più? Ecco, vedi, siamo qui a polemizzare come abbiamo fatto per 8 anni. Vedo che non è cambiato niente. Senti, tu non mi puoi impedire di stare vicino a mio figlio. E tu non mi puoi dire quello che posso o quello che non posso fare. È chiaro? E soprattutto non mi parlare con questo tono. Lo sapevo. Sapevo che sarebbe... Io non entro neanche in merito. Senti, tu fare i tuoi passi e io farei i miei. Senti, mi dispiace. Fai quello che devi fare. Mi dispiace se me ne sono andata.